Che cos'è in breve il principio dell'open by default applicato ai dati e documenti della pubblica amministrazione? Il cosiddetto principio open by default è una delle più grosse innovazioni in questo campo nella legislazione italiana. Perché? Perché benché dal punto di vista del diritto d'autore, del puro diritto d'autore, quindi della legge 633 del 1941, non sia cambiato nulla, il nostro legislatore nel 2012 ha inserito questo nuovo principio all'interno del codice dell'amministrazione digitale, il cosiddetto CAD. E che cosa fa? Che cosa serve questo principio? Serve a sfruttare l'inerzia delle pubbliche amministrazioni nell'utilizzo delle licenze open. È interessante come cosa, perché le licenze open esistono, come abbiamo detto, già da 15 anni circa. La spinta verso l'open data esiste già dal 2008-2009, il dibattito scientifico si è aperto già da un po' di anni. Eppure si è registrato che le pubbliche amministrazioni, per una questione di inerzia, di poca voglia di fare questo passo innovativo, non utilizzavano le licenze open. Allora il legislatore scaltramente ha pensato di invertire il meccanismo e dire che nel caso in cui sia una pubblica amministrazione a pubblicare un dataset o un documento, perché lì parla di dati e documenti, e non applichi nessun tipo di licenza, non metta nessun tipo di licenza proprietaria, allora automaticamente il dato, il contenuto deve essere considerato open ai sensi della definizione che viene fornita dall'articolo 68 del CAD, che è un altro articolo a cui si fa riferimento. Quindi, appunto, state attenti, nelle pubbliche amministrazioni in cui non viene indicata una licenza, in realtà il legislatore sta dicendo con una norma che è l'articolo 52 del CAD a tutti gli utilizzatori di questo dataset che lo possono utilizzare liberamente. Perché? Perché non c'è una licenza e quindi non c'è nessun tipo di condizione di restrizione, allora lo si considera open by default. Questo è un po' lo scopo. Io consiglio sempre comunque alle pubbliche amministrazioni di utilizzare le licenze, perché avere una licenza è sempre comunque un atto di maggiore chiarezza agli occhi dell'utente.